lascia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è una piccola recensione con tanto di gameplay di Uncharted, l'eredità perduta. Ragazzi, è un gioco veramente spettacolare, da me comunque tanto atteso, perché comunque avendo giocato i vari capitoli di Uncharted, diciamo, mi farebbe piacere giocare anche questo, tant'è vero che penso di comprarlo, ragazzi. Allora, che dire di Uncharted 4? Innanzitutto partiamo con il presupposto che Uncharted 4 sarà un'esclusiva, ragazzi, per PlayStation 4 e sarà disponibile il 23 agosto del 2017. Uncharted 4 è un, diciamo, un'estensione, scusate ragazzi, Uncharted l'eredità perduta è un'estensione, diciamo, di Uncharted 4, quindi comunque la giocabilità è la stessa e le dinamiche di gioco sono le stesse, e comunque potremo giocare questo capitolo di Uncharted anche senza avere la necessità di avere Uncharted 4 oppure di avere giocato ad Uncharted 4. Sarà un'estensione di Uncharted 4, ma non sarà necessario avere Uncharted 4 per giocare a questo gioco. Insomma, è una versione stand alone e quindi potremo gustare appieno, diciamo, tutta quanta la giocabilità del gioco. In questo capitolo di Uncharted avremo due protagoniste nuove rispetto alle versioni precedenti, che comunque avevamo Nathan Drake come, diciamo, protagonista, unico protagonista. In questa versione abbiamo, diciamo, Chloe Frazier come protagonista, che era comunque comparsa anche nella, diciamo, nel secondo capitolo di Uncharted, e avremo anche Nadine Ross che è comunque la mercenaria che, diciamo, ci ha messo i bastoni fra le ruote in Uncharted 4. Chi ha giocato Uncharted 4 ricorderà Nadine quando era contro Nathan, diciamo, no? Nel combattimento che fece contro Nathan, e quindi la ritroveremo anche in questo capitolo di Uncharted, però comunque l'avventura sarà ambientata in India, abbastanza entusiasmante. Insomma, andranno alla ricerca di una zanna, diciamo, che comunque le porterà in svariate avventure, svariati enigmi da risolvere e tutto il resto. Come ho già detto, le dinamiche sono abbastanza simili a quelle di Uncharted 4. Saremo protagonisti di inseguimenti, sparatorie, insomma tutto quello che comunque riguarda Uncharted e la sua spettacolarità. In più ci saranno delle fasi stealth, saremo anche dotati di una pistola silenziata che comunque non l'avevamo nei precedenti Uncharted. Quindi, insomma, andremo a vivere appieno questa avventura di Uncharted, che secondo me
diciamo, è uno dei giochi migliori in uscita in questo mese, a parte, come avevo già detto, Formula 1 2017, però comunque sia non rispecchia il mio genere di gioco. E quindi io mi butto molto su questo gioco, punto molto su questo gioco, ragazzi, e spero che non deluda le mie aspettative, come Uncharted 4 non ha deluso le mie aspettative. Quindi, ragazzi, l'unica cosa che ci rimane di fare è gettarci all'esplorazione, anche perché comunque, come è stato detto anche dagli sviluppatori, ci sarà un'area, diciamo, abbastanza vasta da esplorare. Ci sta che magari ci sia anche più da muoversi, insomma, no? Che sia abbastanza vasto il campo d'azione. Quindi, ragazzi, io non so che cos'altro aspettarmi da Uncharted. Penso che sia veramente un bel gioco. Parliamo di costi di un 40 euro, ragazzi, 40 euro di gioco per un capitolo di Uncharted, penso che siano veramente insulsi, secondo me. Si può trovare anche su Amazon al costo di 36 euro, pre-order e quindi nulla. Che altro dire, ragazzi? L'unica cosa che vi posso dire dal canto mio è: comprate questo gioco perché ne vale veramente la pena. Non mi paga nessuno per sponsorizzare o recensire questo gioco, ve lo premetto. Quindi, ragazzi, in finale, che dire? Un altro capitolo di Uncharted, un altro capitolo spettacolare sta per arrivare, quindi non perdete questa occasione di comprare questo capitolo e di poterlo giocare. Per tutti gli appassionati della serie, penso che sia un bel capitolo. Detto questo, ragazzi, la mia breve recensione da inesperto finisce qui. Spero di migliorare nelle recensioni, spero di avervi dato tutte quante le notizie, spero che abbiate goduto appieno il gameplay che vi ho fatto vedere di Uncharted. E nulla, ragazzi, detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.